questo che cos'è? A che cosa stanno lavorando? Stanno lavorando al telaio di una vettura straordinaria, una vettura, la più bella vettura del mondo, che ha come simbolo un cavallino. Non solo il telaio della Ferrari, qui ad Airola, vicino Benevento, dove un tempo si producevano rocchetti di cotone, adesso c'è la più grande fabbrica d'Europa di componenti in fibra di carbonio per l'industria automotive. L'unico posto dove si realizza la monoscocca di una vettura di serie. 4C è il primo esempio di un telaio in fibra di carbonio su una vettura di serie. Il carbonio consente di fare una vettura leggera, che non vuol dire solo prestazioni in termini motoristici, ma vuol dire anche prestazioni in termini di consumo. La fibra di carbonio è solo l'ultima frontiera della Adler di Paolo Scudieri, napoletano di Ottaviano, classe 60, ingegnere chimico, alla guida dal 92 del gruppo che progetta e produce componenti e sistemi per l'industria del trasporto. Fornisce rivestimenti e pannelli per il comfort acustico e termico e arredi interni a tutte le case automobilistiche del mondo. Delle 24 ore, 3.500 pezzi al minuto vengono montati in tutti gli stati del mondo dove si producono automobili. 3.500 pezzi al minuto? Al minuto di nostra produzione vengono allocati nei vari modelli dalle varie case automobilistiche. Quindi dall'insonorizzazione al tappetino c'è sempre qualcosa di vostro nelle nostre auto? Proprio tutte, siamo trasversali. 62 stabilimenti in 21 paesi, 5 soltanto negli Stati Uniti, 7 centri di ricerca, complessivamente oltre 10.000 dipendenti, di cui 1.200 in Italia, di cui 100 a Ottaviano e 300 ad Airola, dove 2 anni fa ha rilevato l'ex polo tessile, assumendone e riconvertendo il 70% della forza lavoro. Una storia fatta di emozioni, fatta di passioni, fatta di volontà. Costruita nel sud dell'Italia con un brevetto realizzato nel nord dell'Europa. Tutto ha inizio da una semplice spugna, o meglio dal poliuretano espanso, scoperto da Otto Bayer nel secondo dopoguerra. Il padre Achille ne intuisce le potenzialità, lo importa e nel 1956 apre la fabbrica di Ottaviano, dove inizia a produrre imbottiture e materassi. È il giovane Paolo, però da sempre appassionato di automobili ed abile pilota di auto da corsa, ad avere il colpo di genio, usare quei polimeri per insonorizzare le vetture. Così si propone, a cominciare dalla Fiat, di cui diventa fornitore nel 93. Ero un giovane meridionale che andava a cercare lavoro e condivisione in un nord d'Italia, in un particolare momento, quello dell'estremo successo della Lega, quindi evidentemente avevo tutti i fattori negativi. Inizia l'avventura internazionale. In 2 decenni una crescita esponenziale e centinaia di brevetti. Il gruppo conquista anno dopo anno nuovi mercati, apre stabilimenti in Polonia, Brasile, Turchia, Francia, Stati Uniti, Giappone, India, fino al colpo grosso, l'acquisto, concluso nel 2013, del colosso tedesco del settore, la Pelzer. Un'operazione da 70 milioni di euro che lo fa volare sulla vetta del mercato mondiale, con un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di euro. Di solito è il contrario, cioè ci comprano. Invece lei ha comprato un colosso tedesco. È un motivo anche d'orgoglio nazionale. Del resto ha avuto tanti premi, no? Beh, un motivo di orgoglio lo è prima per me, per la nostra famiglia, per i nostri dipendenti. Per quello che riguarda gli italiani, credo che sia un popolo straordinario che molte volte si mortifica, ma che invece avrebbe tutte le caratteristiche per comprare il mondo. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2007, pluripremiato nel mondo, la chiave del successo, dice Scudieri, è la ricerca continua per l'innovazione. La ricerca è fattore fondamentale, si dice spesso la ricerca è motore, eccetera, ma è veramente la proposizione di innovazione al mercato è qualcosa che distingue le aziende. Qui abbiamo formato tantissimi giovani, il 70%
sono giovani, giovanissimi, e l'età media comunque non supera i 32 anni. Ciò vuol dire che i giovani qui hanno imparato e impareranno sempre di più un mestiere che sarà all'onore del mondo e quindi può dargli quell'aiuto per trovare sviluppo e trovare occupazione. In questa visione così globale dell'industria, non si rischia di perdere il valore del territorio? Assolutamente no. I valori espressi dall'Italia sono valori strepitosi e quindi io credo che basta fare sistema, basta essere insieme e condividere gli obiettivi perché l'Italia e soprattutto il Mezzogiorno d'Italia possano essere motori dell'Europa. Una storia che ci dà entusiasmo.